presentato a Palazzo del Carmine questa mattina il primo congresso nazionale sulla gestione del trauma di interesse chirurgico all'interno di un blocco operatorio multidisciplinare. 1 o 2 giorni che si terrà a Caltanissetta il prossimo 27 e 28 aprile. A Respiro Nazionale, un'iniziativa sostenuta dal CEFPAS e ha il patrocinio del Comune. Mira a stabilire le linee guida e le procedure standard che permettono la gestione del trauma nel modo migliore, sia per l'equipe in sala operatoria che per il paziente, e sottolineerà l'importanza del lavoro di squadra. Ci auguriamo soprattutto un congresso di alta valenza scientifica, non fosse altro per la qualità dei relatori che sono stati invitati. Il trauma, la gestione del trauma ovviamente è uno dei problemi principali che avvengono nella sanità. Caltanissetta, essendo al centro, essendo appunto un TEA di secondo livello, rappresenta un punto di incontro per tutte le specialità. Sarà un'occasione per incontrare diversi specialisti provenienti da tutta Italia. Sono i migliori specialisti sul trauma, nella materia del trauma, che non sarà un solito evento formativo o il solito evento scientifico con soltanto nozioni scientifiche, ma sarà una vera e propria istruzione per l'uso. Infatti, i vari colleghi hanno avuto il mandato, diciamo così, di portare la loro esperienza pratica su quello che, come gestire, come, quando e perché gestire un trauma a diversi livelli. Arriveranno così a Caltanissetta da tutta Italia i chirurghi che parteciperanno e sarà dato ampio spazio ad infermieri e OSS. Questo congresso riveste una caratteristica peculiare, che è quella che mettiamo a confronto non solo le realtà mediche rappresentate dai migliori chirurghi d'Italia sul trauma, ma metteremo a confronto anche quella che è la squadra che costituisce un trauma team, costituita appunto da infermieri, da OSS e da medici chirurghi, oltre che di anestesisti. Quindi noi avremo 1 o 2 giorni intensa dove vedremo le più belle, tra virgolette, sigle dello scenario medico-chirurgico d'Italia, tra cui AICO, ACOI e SICUT, che si abbracciano per poter garantire quello che sono le istruzioni per l'uso in merito al trauma. Quindi avremo un giorno dove vi sarà una sessione complessa e completa infermieristica e poi una sessione dedicata appunto alla gestione del trauma da un punto di vista chirurgico. L'evento sarà ospitato all'interno del CEFPAS, ente regionale dedicato alla formazione sanitaria, diretto da Roberto Sanfilippo, che ha sottolineato la grande potenzialità della Sicilia e di Caltanissetta in questo ambito, che diventerà per 48 ore centro del mondo sanitario. Il sindaco Gambino ha detto al termine della conferenza: "Per noi è importante che le eccellenze del territorio vengano valorizzate e si mettano a disposizione di tutta Italia. Questo evento", ha sottolineato inoltre il primo cittadino, "riuscirà a evidenziare i servizi offerti dalla sanità nissena, che sta al centro dell'isola ed è punto di riferimento per tutta la Sicilia centrale, così come il nostro ospedale Sant'Elia, che deve restare DEA di secondo livello."